Abbiamo osservato un ritardo nel fare accedere i bambini al pronto soccorso per la paura di contrarre il Covid-19 in ambito ospedaliero. Ma non devono esserci timori, i bambini quando hanno un problema possono e devono essere portati subito in ospedale. Nella malattia di Kawasaki questo è particolarmente importante, perché se la diagnosi viene fatta tempestivamente è possibile praticare la terapia, che in quasi tutti i casi riesce a governare la patologia. Però le cure devono essere fatte entro 10 giorni dall'esordio del problema. A lanciare l'appello su Sky TG24 è il presidente della SIP, Alberto Villani. È molto importante che in presenza di sintomi, che sono i sintomi tipici della malattia di Kawasaki, febbre elevata per almeno 5 giorni e comparsa di almeno 4 di queste 5 cose, che sono una congiuntivite non secretiva, ossia occhi arrossati ma senza secrezioni, la comparsa di un linfonodo in questa zona, ossia angolo mandibolare delle dimensioni circa 1,5 cm, macchie sulla pelle ma che non hanno specificità, la comparsa di tumefazione, gonfiore del dorso delle mani, del dorso dei piedi e poi quella che viene definita mucosite, rossore o fissurazioni o lingua a fragola, beh, se ci sono queste caratteristiche, con la febbre alta, interpellare il proprio pediatra, ma in ogni caso, nel sospetto di malattia di Kawasaki, intervenire, perché? Proprio per quello che dicevamo prima, entro 10 giorni si può fare una terapia che negli anni si è rivelata efficace nella quasi totalità dei casi, se si arriva tardi invece possono comparire dei danni importanti. Tutti i pronto soccorsi pediatrici più grandi del Nord America e Canada hanno ribadito l'importanza dell'uso del test rapido per individuare l'infezione da Covid-19. Da quando lo hanno adottato la situazione è cambiata, potendo immediatamente destinare i pazienti nel percorso corretto. A dirlo è Riccardo Lubrano, presidente FIARPED e SIMEUP al meeting internazionale Covid-19 e Dipartimento di Emergenza Pediatrica organizzato con l'Università La Sapienza di Roma e la SIP. Penso che arriveranno rapidamente anche qua, perché lo stesso problema è stato descritto dai colleghi americani e quello che era più avanzato tra tutti, mi è sembrato, almeno dalle loro parole di capire, che era il collega di Stanford, dove ha detto che loro dopo una fase iniziale in cui hanno avuto grandissimi problemi, perché avevano dei tamponi che venivano letti a distanza di 6, 8, 10 ore, a volte anche 2 giorni, hanno avuto poi questa svolta da quando hanno inserito il test rapido, per cui penso che sia questione di tempi brevi e sicuramente arriverà anche qua. Penso sia la via corretta da seguire. Per cui sarà importante accertare con sicurezza chi diffonde e chi non diffonde. Questo è il problema e è difficile trovare il portatore sano. È come nelle malattie genetiche, trova tutti i portatori di una malattia recessiva. Non è facile, è difficile, è un lavoro grosso, impegnativo, che richiede risorse veramente importanti. Perciò ci vorrà tempo finché tutti i servizi sanitari riescono ad allinearsi. L'importante, secondo me, è quello che si è fatto qua, cioè la chiusura, per quanto un momento triste per tutta la nazione, comunque i suoi risultati li ha dati. E adesso l'importante è monitorare quello che succede per vedere come comportarsi, cioè attuare un'azione di prevenzione di una malattia che è nuova. Nei mesi appena trascorsi abbiamo registrato tanti casi di tosse protratta per diverse settimane e di febbre spesso difficile da trattare, polmoniti a volte strane a cui non siamo riusciti a dare una spiegazione eziologica. Già a fine gennaio potrebbero esserci stati dei casi di coronavirus tra i nostri bambini, ma non lo possiamo sapere, lo possiamo solo sospettare. Così Elena Bozzola, segretario nazionale della SIP. Dobbiamo cercare di evitare che i nostri bambini si ammalino per poter meglio identificare anche più facilmente le case di infezione da nuova coronavirus. E questo come è possibile? Vaccinandoli il più possibile, vaccinandoli contro i germi, contro le infezioni per le quali abbiamo già disponibile un vaccino. E dobbiamo farne tesoro anche per la prossima stagione antinfluenzale. Ricordiamoci che il vaccino antinfluenzale è disponibile per i bambini già a partire dai 6 mesi e sicuramente verso una cosa la possiamo proteggere. Nonostante l'aumento di alcune condotte, quali sintomi d'ansia, disturbi del sonno o selettività nell'alimentazione, il 30% dei bambini con disturbi dello spettro autistico in quarantena ha dimostrato un importante miglioramento in diverse aree.
Questi i primi risultati della ricerca scientifica targata IDO, i bambini autistici e il Covid-19, illustrata da Elena Vanadia, neuropsichiatra infantile dell'IDO, nella diretta Facebook sul canale dell'Istituto, insieme a Magda Di Renzo, responsabile della servizio terapie dell'Istituto, che puntualizza l'entità dei miglioramenti riscontrati. Questi miglioramenti sono nell'area della gestualità, con aumento di gestualità più comunicative, sono nella maggiore condivisione, quindi maggiore attenzione, di attenzione condivisa di sguardo, ma anche proprio alle interazioni del contesto. Una maggiore capacità verbale, cioè alcuni bambini che ancora erano nelle protoforme linguistiche hanno iniziato invece a dire alcune parole, alcuni bambini hanno iniziato a disegnare e alcuni hanno ampliato il loro disegno. Ora, ovviamente non c'è stato un aumento di aggressività in nessuno di questi bambini, nessun bambino ha mostrato nuovi segni di psicopatologia, nuove atipie, quindi si sono un po' intensificate quelle esistenti, ma non se ne sono create di nuove. Negli ultimi 3 mesi abbiamo avuto un maggior numero di bambini che si sono presentati presso i nostri ambulatori ospedalieri con manifestazioni cutanee di vario tipo. Alcune di queste sono state messe in relazione con la patologia da SARS-CoV-2, dall'orticaria agli eritemi diffusi, fino a quello più caratteristico definito eritema pernio, che le nostre nonne chiamavano più semplicemente geloni. Sono tutte situazioni che possono avere relazioni con un virus che ha un interessamento a livello vascolare, ovvero dei piccoli vasi sanguigni. Rino Agostiniani, vicepresidente SIP, fa chiarezza sulle nuove espressioni sintomatologiche del Covid-19. Quello che è difficile stabilire è se realmente c'è un rapporto stretto di causa-effetto, perché una larga fetta di questi bambini o non ha eseguito accertamenti per la ricerca del Covid-19, oppure in una buona parte dei casi questi accertamenti sono risultati negativi. Quindi a livello eziologico non c'è ancora una certezza? Allora, abbiamo un dato numerico di coincidenza temporale di tante di queste manifestazioni con la presenza di questo evento epidemico, ma una chiara dimostrazione di rapporto eziologico tra il virus e l'insorgenza di queste manifestazioni ancora non l'abbiamo. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it. Lontani ma vicini. 30 psicologi in ascolto è una rete di professionisti sempre presenti per accogliere e sostenere le fragilità evolutive. Uno spazio di ascolto è un'occasione per smettere di sentirsi soli anche nelle difficoltà. Lontani ma vicini è una squadra pronta ad accogliere e sostenere. Un altro modo di stare con voi. Continuare ad esserci. Rimanere connessi. Essere in contatto. Per gestire le difficoltà di questo momento. Leggerezza. Un turbinio di emozioni. E continuare ad essere una squadra per aiutare chi ne ha più bisogno. Creare comunità con un click. E per fornire un supporto concreto. Lontani ma vicini è quel porto sicuro quando fuori c'è la tempesta. Rispondere prontamente al bisogno di ascolto. Mantenere un contatto emotivo. Guardare lo stesso cielo da angolature differenti, ma riuscire ad avere comunque una visione d'insieme. Una rete solidale sempre accessibile. Non è terapia, ma è terapeutico. È un luogo per condividere le emozioni e affrontare insieme questa sfida. Lontani ma vicini, 30 psicologi in ascolto è una rete sicura che ci tiene in contatto con le scuole, con i ragazzi e con le loro famiglie. Calore e colore, nonostante la distanza. È un contenitore dove sentirsi meno soli. Una relazione senza confini che viaggia attraverso l'Italia. Lontani ma vicini siamo noi.